Ciao a tutti, bambine e bambini, sono Micaela De Grandi. Oggi vi leggerò una fiaba scritta dai fratelli Grimm dal titolo Hansel e Gretel. C'era una volta un povero taglialegna che abitava davanti ad un grande bosco e aveva due figli, un maschietto di nome Hansel e una femminuccia di nome Gretel. Il taglialegna era così povero che non poteva dare da mangiare ai suoi due bambini. Una sera la moglie gli disse: «Ascolta, marito mio, domattina all'alba prendi i bambini, dai a ciascuno un pezzetto di pane e portali nel bosco. Accendi un fuoco, poi vai via e lasciali soli laggiù. Non possiamo nutrirli più a lungo». Il taglialegna prima si rifiutò di abbandonare i suoi figli, ma la moglie insistette così tanto che alla fine si convinse. Il mattino seguente i bambini ebbero il loro pezzetto di pane e furono accompagnati nel bosco. Il padre accese loro un fuoco e si allontanò, dicendo che doveva andare a tagliare altra legna e che la sera sarebbe tornato a prenderli. Ma passò una giornata intera e nessuno venne a riprendere i poveri bambini. Quando fu notte fonda, Gretel cominciò a piangere, ma Hansel le disse: «Non temere, ieri durante il tragitto ho gettato a terra delle briciole di pane. Quando la luna sorgerà le vedrò e ci indicheranno la via di casa». La luna sorse, ma quando Hansel cercò le briciole non le trovò. Le avevano mangiate tutte gli uccellini del bosco. Ben presto i due bambini si persero nel bosco, camminarono tutta la notte e poi si addormentarono per la stanchezza. L'indomani ripresero a camminare finché giunsero davanti ad una casa fatta di marzapane con le finestre di zucchero trasparente. «Ci siederemo qui e mangeremo a sazietà», disse Hansel. «Io mangerò un pezzetto di tetto, tu Gretel mangia un pezzo di finestra, è dolce!» Quando Gretel incominciò a rosicchiare lo zucchero, una voce stridula gridò dall'interno: «Chi sta mangiando la mia casina?» Tanto fu lo spavento che i due bambini lasciarono cadere quello che avevano in mano. Ad un tratto la porta della casa si aprì e venne fuori una vecchia che disse: «Ah, cari bambini, come siete arrivati fino a qui? Entrate, entrate, siete i benvenuti!» E li condusse nella sua casetta. La vecchia servì loro una buona cena: latte, frittelle, mele, noci. Poi furono preparati due bei letti bianchi e Hansel e Gretel si addormentarono felici. Ma la vecchia era una strega cattiva che attendeva con impazienza l'arrivo dei bambini e per attirarli aveva costruito la casetta di marzapane. Quando un bambino cadeva nelle sue mani, lo cucinava e lo mangiava ed era proprio felice che Hansel e Gretel fossero capitati lì. Di buon mattino, prima che i bambini si svegliassero, la vecchia strega si alzò, si avvicinò ai lettini, afferrò Hansel e lo rinchiuse in una gabbia. Poi la vecchia svegliò Gretel con uno scossone e le gridò: «Alzati, tuo fratello è là nella gabbia e io voglio ingrassarlo per poi mangiarlo. Tu devi dargli da mangiare!» Gretel si spaventò e pianse, ma dovette fare quello che voleva la strega. Dopo 4 settimane, una sera la strega disse a Gretel: «Va a preparare dell'acqua svelta che domani cucinerò tuo fratello!» Gretel era in cucina e piangeva a dirotto e pensava: «Ci avessero divorato le bestie feroci del bosco, almeno non avrei dovuto sopportare questa pena! Buon Dio, aiutaci tu!»
La vecchia, che stava cuocendo il pane, gridò: «Gretel, vieni qui subito!» E quando Gretel arrivò, disse: «Dai un'occhiata nel forno se il pane è ben cotto. I miei occhi sono deboli e io non riesco a vedere fin là. E se non ci riesci, ti spingerò dentro, così potrai controllare meglio». La perfida strega pensava, una volta spinta la bambina nel forno, di chiuderla per mangiarsi pure lei. Ma Dio ispirò a Gretel un'idea e lei disse: «Non so proprio come fare, fammi vedere tu per prima, siediti sull'asse e io ti spingerò dentro». La vecchia si sedette e siccome era leggera, Gretel la spinse dentro, poi chiuse la porta in fretta. Allora la vecchia cominciò a gridare e a lamentarsi nel forno bollente, ma Gretel scappò via e corse da Hansel, gli aprì la gabbia e gridò: «Salta fuori, Hansel, siamo liberi!» I due fratelli così furono sani e salvi e piansero di gioia. Ma tutta la casetta della strega era piena di perle e pietre preziose. Hansel e Gretel si riempirono le tasche e andarono in cerca della via che li riconducesse a casa. Dopo breve tempo ritrovarono la loro casa. Il padre si rallegrò di cuore quando li rivide, poiché non aveva più avuto un solo giorno di felicità da quando i suoi bambini non c'erano più. I bambini svuotarono le tasche piene di pietre preziose e da allora vissero tutti felici e contenti. Questa storia ci insegna a non fidarci degli estranei anche se ci trattano bene e che le cose che sembrano molto buone alle volte possono essere cattive. Ciao a tutti e alla prossima fiaba!